Vogliamo invece dire qualcosa non sulla partita, ma proprio sulle giocatrici che io conosco poco, quindi è il momento di approfondire un po'. Iniziamo da te, per esempio. Sì. Di dove sei? Di Palermo. C'è un altro Weishi, un tuo Sì, parente? però non è. Diciamo che siamo lontani parenti, non siamo mai riusciti a definire bene la reale parentela. Probabilmente siamo cugini lontani, però non è. Lui era uno scacchista di tanti anni fa, che Sì, anche continua adesso anche comunque a adesso, Palermo è sì. abbastanza Come si attivo. chiama? Si chiama Riccardo. Riccardo Tra Weishi, sì. l'altro fa un po' ridere perché da piccola quando ho cominciato a giocare mi chiedevano se Riccardo Guaci fosse un mio parente e io molto convinta rispondevo sì, è mio zio, Per forza. perché il fratello di mio padre si chiama Riccardo. Ecco, Quindi io pensavo non che conoscevo fosse. Riccardo Guaci, lo scacchista, però avendo uno zio che si chiama Riccardo rispondevo di sì. E quindi sei di Palermo e quando hai imparato a giocare? Quando avevo 6-7 anni, perché mio padre è sempre stato un appassionato, poi è una sorella più grande che ha cominciato a giocare prima di me, Ah, quindi da brava sorella minore dovevo anch'io. e tua sorella più grande dov'è? A Palermo. Ho Dove capito, poi? a livello A livello scacchistico. scacchistico. Una grande risposta. Dico perché non è qui con te a giocare il campionato? Perché lei ha preferito dedicarsi all'università. Gli Ah, ecco. scacchi le sono sempre piaciuti tanto, però forse anche agonisticamente non le piaceva tanto la Il competizione, clima di quindi torneo, sì, l'agonismo, la competizione, eccetera. sì, Invece effettivamente. A me sì, a te ti come molto di più, piace? però sì, è chiaro che è difficile, cioè alla fine devi essere sempre molto convinto quando giochi, devi essere determinato e Sì, non è facile. Poi e a anche Palermo c'hai, non so, delle possibilità di incontri scacchistici, cioè dove. adesso rispetto a quando io ero più piccola, il settore è molto più sviluppato, diciamo Ma che ci ci sono sono più stata circoli, tutta ci una sono serie più. di tanti giovani Sì. Per esempio forti. anche in questo torneo c'è Luca Varriale di Ah, Palermo, ecco. però non tanta gente forte, cioè penso che nel resto dell'Italia gli scacchi siano un gioco molto più presente, cioè alla Ma c'è fine in stata Sicilia. un'ondata di giocatori siciliani Sì, anni fa, molto giovani, che diverso. Sì, però erano molto di forti. emergenti Sì. non tanto, no? Cioè magari fino a un certo livello sì, però poi giocatori di punta di Ho Palermo non capito. esistono. Ma Giulio Lagumine di Palermo, Sì, lo anche lui. conosci? Sì, però adesso non vive più a Palermo. Ah no? Dove sta? E viveva a Napoli per un po', mi sa, forse Sì, per ma poi sapevo lavoro. che era Non so se è tornato. È tornato. tornato a Palermo. Però non gioco, cioè al circolo Non si boh, quasi vede. mai, sì. Sì. E quindi tu, quando, visto che parliamo di un campo semiprofessionistico e quindi è un giocatore forte di punta, chiederemmo come ti prepari, quando ti prepari, quanto tempo dedichi. Adesso devo dire che dedico più tempo, anche se forse in questo torneo non si è visto molto, dato il mio gioco, però ho finito il liceo l'anno scorso, cioè mi sono diplomata quest'estate, Liceo? scientifico, Liceo scientifico, e bene. ho deciso quest'anno di dedicarmi agli scacchi perché sapevo che se fossi andata all'università avrei un po' abbandonato, Ma è un quindi. anno sabbatico, come dicono gli inglesi, o è No, no. una nuova professionista che sta emergendo? Mi piacerebbe tanto, però è difficile, no? Sì. Perché è chiaro che essendo nel settore femminile sono più avvantaggiata perché comunque alle donne è richiesto sempre un livello E inferiore, questo comunque ci sono le femministe che non sono no? d'accordo. Lo so, purtroppo io non sono del tutto femminista, ma devo dire che non credo troppo nella parità scacchistica al momento, quindi Ma sto no, non pensando. ci crede per motivi ideali o per motivi pratici? Ma non ci credo perché sono convinta che visto che le donne comunque hanno sempre giocato tra di loro, sono rimaste effettivamente più scarse. Cioè è un dato di fatto che basti giocare comunque gli Open per migliorare molto di più che giocando dei femminili. Sì. E quindi alla fine si è creato questo meccanismo per cui Circuito perverso negativo. alla fine appunto giochiamo sempre tra di noi e miglioriamo Sì, magari. è chiaro, è chiaro. Anche Sì, no, a livello. ma Però era, cioè, è un momento di conoscenza che ovviamente sarà esteso. Ora,
Va Sì, bene, no, va non bene. so tu cosa ne pensi, però cioè, secondo me Allora, quindi quando... l'ultimo, quindi in prospettiva tu pensi di continuare a giocare a un certo livello e di impegnarti di più. E Sì, pensi anche di avere sicuramente. un, come si dice, di cercare di avere un preparatore, una preparatrice, come, insomma, non so, qualcuno che ti possa seguire. Sì, al momento studio con Alessio Valsecchi. Ah, Alessio Valsecchi è un forte Sì, giocatore. sta giocando anche lui. Sì, Sì. no, il mio era un Ah, sì. riconoscimento. Via Skype, internet, come fate? Sì, va bene. Allora, invece, Desiree, so che non è nuova intervista nel mondo scacchistico, no? Però fingiamo di non saper nulla, perché... Quindi, tu di dove sei? Di Palestrina, provincia di Roma, dove gli scacchi non sono per niente conosciuti, a differenza di Palermo. Va Non lo so, bene. c'era un circolo di Palestrina, però hanno Ah, chiuso, non so, ma ci sono stati qualche diversi tornei a Palestrina, ricordo male, anni anno fa. Sì, fa. poi ha Sì, chiuso il circolo e non quindi è c'erano finito. fondi. Quindi Palestrina, ma c'è un'isola da quelle parti? No, ricordo io male. Non c'è, va bene, Cioè, se va dici bene. Palestrina, Un paesino, un dici Mestre, no, sperduto. scusate. Come dici? L'ha Dici detto. Palestrina, vicino Ah, a Mestre. Pellestrina, ecco, hai ragione, hai ragione. Quindi l'ha detto Stampa, mi precisa e mi corregge. Sui luoghi geografici. E quindi tu da quando è che stai giocando? Da quando avevo 9 anni, quindi 9 anni. Che Insomma, un anno fa, due forse, va? Tre? cosa? Vabbè, ma dico 2 o 3 anni fa circa. Sì, Più dai. o meno così. Senti, quali sono stati i primi risultati, le prime soddisfazioni agonistiche che hai Primo avuto? risultato, campionato italiano Under 10, un anno Under dopo 10. che sì, ho cominciato Ah. a Bravo, giocare. Sono partita ultima, non so, però avevo tanta voglia di vincere, ho vinto. Ho vinto. E anche mio fratello, e questa è stata la cosa bravo. stupenda. Sì, che anche lui gioca anche a un certo livello, Sì. quindi Sta giocando molto bene adesso, poi sì. d'altronde. Che è più preparato sulle aperture e quindi non ha problemi, insomma. Ma avete scambi, diciamo, scacchistici familiari o non vi capita veramente o mai? Quando eravamo più piccoli mai perché litigavamo tanto. Però adesso che siamo cresciuti ci divertiamo di più, ci vogliamo bene, insomma, ci aiutiamo, Anche ci prepariamo un po' a qualcosa vicenda un po' anche. insieme, sì. Sì. Lui ha espresso in una partita dei concetti strategici molto validi. Tanto che io gli ho dovuto chiedere perché questi concetti non li hai trasmessi anche a tua sorella in una tua partita precedente. E dobbiamo vedere che ora non... Vabbè, magari potrete vederli insieme queste cose, perché lui diceva delle cose, dico bravo, bravo, però nello stesso tempo avevi fatto un errore, qualcosa in partita che contraddiceva Sì, quello non che ho diceva giocato bene lui. questo torneo, non c'è dubbio. Va bene, vabbè, ma sicuramente giocherai meglio in tanti altri tornei, Si spera. si spera. Ho visto che sei molto appassionata, io pensavo che fosse un fatto di moda che tu giocassi, In no? che senso? Diciamo un po' spinta dal livello familiare o a livello sociale o da altri Assolutamente no, livelli, mi invece piace. vedo che è una cosa che ti interessa, ti appassiona direttamente molto, diciamo Certo, così. sì. Certo. Non è un qualcosa che devi fare. Ma qualcosa che fai con piacere, insomma, ecco, dico bene. Sì. Sì. No, cioè, perché sai, c'è la pressione dei genitori No, no, quella non c'è in assolutamente. tanti tornei giovanili, si vedono dei genitori che fanno paura proprio, cioè nel spingere i figli a giocare, forse per avere per un senso di rivalsa. Cioè, dice mio figlio farà quello che io non ho fatto, e spingono i poveri, qualche volta giocatori, gente che può anche non aver voglia di giocare a scacchi, no? Li spingono molto a giocare, a impegnarsi. Se non vincono, non dico si va a letto senza cena, ma più o meno così. No, Non è il mio caso. ho capito, infatti, sto proponendo un'alternativa, diciamo, come si dice in matematica, un discorso per assurdo, no? E quindi non è chiaro che non c'entri, perché io, diciamo, non ti conoscevo, non lo sapevo, e quindi mi chiedevo, Come mai che dico, lo sentiamo? sì, Nel frattempo, come, no, scusate, perché, vai, scusa, no, finisci. ma no, perché veramente Allora, un io poco ho prendo un seguito le tue minuto, partite, il mi tuo gioco, sento. eccetera, e un poco ho chiesto, e mi hanno detto, no, no, è molto Sì, appassionato. esattamente.
Sì, no, io diciamo, cioè, poi l'impressione esteriore, esterna, cioè, sai, può sempre essere fallace, no? Cioè, uno può sbagliare, anzi, dove si sbaglia. Impressione? Non dai questa impressione, non c'entra l'impressione. Cioè, uno non conosce, dice, ma chissà perché gioca, perché si impegna, perché lo fa, insomma, qual è la motivazione. Semplicemente ti piace, ecco, sì. Questo volevo dire, insomma, ecco. Poi ho provato tanti sport, danza, karate, tennis, alla fine ho scelto scacchi. Ah, ci dobbiamo preoccupare allora, perché con questi precedenti, insomma, sarai molto efficace anche a livello scacchistico in prospettiva. Dicevo, dalla chat comunque arrivano messaggi domande. Di supporto sia per Desiree sia per Tea, vedo, c'è anche Catania con te per Tea, dice grande Desiree, quindi sicuramente... Vi aggiorno su questo stato della chat, no? Quanta gente c'è? Adesso sono 60 persone, ma prevedo che insomma fra un'ora arriverà. Sì, quando sia c'era. Sì, certo, gli spareggi. Sì, sì. L'unica cosa che un piccolissimo consiglio è che il computer è importante, però è importante vedere un po' qualche libro e approfondire qualche concetto, eccetera, perché il computer può essere una cosa validissima, importante e anche sostitutiva di tanto altro. C'era un famoso grande maestro, dice, io non ho bisogno di niente, ho il database, mi basta. Però parliamo di un super grande maestro i cui concetti erano già sedimentati, approfonditi e conosciuti. Invece tutti gli altri, compresi tutti praticamente, il computer può essere addirittura una cosa negativa, perché ci sono infinite varianti, cioè si gioca, non si gioca, questo, però bisogna veramente approfondire i concetti, perché altrimenti diventa una congerie di, cioè un ammasso di mosse che non hanno alcun significato. Ricordo per esempio Tony Miles, che è un famoso grande maestro inglese, un giocatore che ha vinto con Anatoly Karpov, giocando al bianco, era bianco, giocando dopo i 4 A6, e addirittura, cioè, ha vinto col campione del mondo. All'epoca Karpov era praticamente imbattibile, cioè nessuno lo vinceva, però questo giocatore, e all'epoca c'era già il computer, non era diffuso come oggi, cioè, allora lui, vedendo tutte le partite, dice, ma cosa sono queste, mi viene solo mal di testa, analizziamo, vediamo le cose sulla scacchiera. C'è un esempio tipico, ma a maggior ragione noi che non siamo così forti come Miles, abbiamo bisogno di imparare, approfondire e vedere prima di arrivare al computer, perché il computer veramente diventa una cosa che distrugge le idee, diventa una massa di varianti, di mosse, eccetera, che bisogna scegliere qual è il piano migliore, eccetera, che come lo scegli statisticamente, non so, vedi i risultati, le cose, eccetera, però se non c'è un concetto dietro diventa molto difficile e dispersivo. Ecco, a proposito di questo, dalla chat arriva un commento, una domanda, sì, per tutte e due, l'ho persa, se avete dei consigli sui libri che avete studiato? Tureschi, assolutamente. Sì, finali. Per i finali, per forza. Finali di torre 4 contro 3. Imparate come pareggiarlo, perché io non l'ho pareggiato. Ma è sempre difficile. Il problema di quei finali è che puoi studiarli quanto ti pare, però finché non li giochi sempre, no, poi non impari. Mitterspiel, lo conosci? Di Romanowski. Ma è il centro partita. Però io l'ho sì, sì, il centro partita di Romanowski, anche quello è un classico. L'hai studiato? Letto? No, tutto no. Devo dire che non sono mai stata particolarmente brava nel leggere i libri di scacchi, perché cioè, è chiaro che finché vai a scuola comunque non puoi dedicare troppo tempo. Però quest'anno ho cominciato anch'io a studiare un bel po' di libri. E uno che consiglierei è il manuale del gioco posizionale di Sakajev e Landa, dei russi praticamente. Cioè, che ti insegnano proprio tutto. Tra l'altro è bello perché i concetti vanno in ordine di difficoltà, quindi partono proprio dalle cose di base fino a quelli molto più difficili, e sono addirittura due volumi, quindi così si può imparare tutto. Poi io da piccola mi ricordo che ho fatto tutti i libri della collana di Yusupov, che sono molto, molto utili, però quelli principalmente per quanto riguarda gli esercizi. Sì.